tumba, però non c'era molto cibo. L'hai detta la bambata, la bambata. Ti sente? Ti sente? Prova, dai la schiuma. Ma c'era anche un pesce duro. Ma... senti, tu come posso farti vedere una roba con scarpetta ieri? Praticamente cerca i fantasmi. È un radar che cerca i fantasmi. Il vostro radar, guarda. Guida, ti ricordi il telefonino di mettere il giorno? Ah, sai che io non sono capace, non so mai se l'ho visto o non l'ho visto. Facciamo la presentazione ufficiale. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Alcuni di voi saranno già stati qui sabato scorso, altri per altri invece è la prima volta, per cui io comunque ringrazio anche chi vorrà venire anche sabato prossimo. Vi presento, ma la conosciamo tutti, la dottoressa Daniela Gandolfi del Museo Clarence Bittenel dell'Istituto Studi Liguri, che farà un'introduzione relativa appunto al progetto dello studio degli architetti Panetti Tagliotta. Prego Daniela. Sono entrata in campo, adesso devo essere, insomma, fare anch'io la mia parte. Grazie a tutti come sempre di essere qui insieme a noi, grazie al sindaco Giacomo Spallanca, al vice sindaco, all'assessore, a tutti voi che siete qui a condividere con noi questa seconda emozione al Museo Bittenel. Come avevo detto già l'altra volta, è emozionante, nonostante noi siamo qui, insomma, è la nostra casa, siamo qui da 30 anni, è sempre emozionante venire al Museo Bittenel ed è sempre emozionante vedere l'affetto, l'attenzione con cui questo museo viene seguito. Quindi veramente grazie a tutti voi che rendete concreta questa emozione da condividere insieme. Il museo credo che tutti voi lo conoscete, quindi mi esonerate da potervelo presentare. Ecco, vi posso solo fare una confidenza personale. Ho aderito, come forse qualcuno di voi, all'iniziativa di La Stampa che ha chiesto di scrivere qualche cosa ai Laus Biblioteca. Qual è la tua biblioteca del cuore? Io ne ho visitate tante, ne ho studiate tante, sono stata da studente, da studiosa, insomma, in tante biblioteche bellissime anche a Roma, e poi non ce l'ho fatta, sono di nuovo ricaduta. Io ho scritto la mia biblioteca del cuore, è qui a Bordighera, nel museo fondato da Clarence Bittenel nel 1888, a guardia della quale ci sono questi grandi samurai. Insomma, veramente è un dono della natura poter parlare oggi con lui dietro, che ci protegge e ci, diciamo, ci tutela in qualche maniera accanto a questa facciata avvolta oggi di un abicile sfiorito, ma che ci lascia immaginare com'è quando è fiorito, e con un interno dove ho scritto dal luce del lucernario. Ebbene, senza essere troppo, come dire, retorici, ma io credo che sia un sentimento un po' condiviso da tutti. Qualcuno di voi oggi ha detto, è entrato, ha detto è la prima volta che c'entro, ha detto che bello, come ci si sta bene. Io credo che veramente attraverso questo museo ancora si senta lo spirito di Clarence, o comunque quello che è lo spirito della bellezza, della saggezza, dell'umanità, del volersi bene. C'è tutto quello che sta lì dentro, ovviamente non vi dico tutta la sapienza che c'è lì dentro, 113.000 volumi, una storia partita dagli inglesi e che continua oggi ancora con noi, insomma, modesti eredi di Nino Lamboglia, che vi ha fondato un istituto di studi liguri con sede a Bordighera, che ha portato il nome di Bordighera non solo nel campo dei turisti, degli amatori di botanica, ma degli studiosi. Quindi veramente siate insieme a noi a condividere questo orgoglio, signor sindaco e amministrazione comunale, tutti aiutateci a tutelarlo, a portarlo avanti, a salvarlo in un momento dove è veramente difficilissima per gli istituti culturali. Siamo qui e adesso cercherò veramente di essere breve, ma Marina mi ha messo, appunto, mi ha dato questo invito, se me lo prendo, per anche raccogliere fondi, perché dove appunto non ci si arriva più, ci si mette tutti insieme, no? E anche noi cerchiamo di potere tutti insieme per un progetto che praticamente possa in qualche maniera
come dire, tutelare il giardino di Bicne, che adesso vedete incolto, nonostante in questo momento siamo gratificati da una straordinaria fioritura di acanto che vedete nel prato sottostante, dove appunto ci sta l'altro ficus macrophylla, per riordinare il giardino, per renderlo un parco per i cittadini, per i turisti di Bordighera. Cioè, io spero che appunto tutti insieme lo possiamo riportare all'onore del mondo, grazie a Gulshan Altavilla, che molto spesso ci mette a disposizione i suoi giardinieri per tenerlo pulito e per poterlo, diciamo, apprezzare. Sarà uno degli angoli verdi in più da godere quando si viene al Bicne, nonostante, lo vedete, le feriti profonde che il punteruolo rosso ha dato anche al nostro giardino, 4 palme in meno, nonostante l'amorosa protezione delle radici del ficus macrophylla. E poi questo progetto che i due architetti veramente meritevoli, oggi non ci sono, che sono Alessandro Liotta e Aldo Panetta, che hanno già dato, regalato a Bordighera restauri veramente non solo dal punto di vista tecnico di grande qualità, ma credo anche di grande attenzione, di grande sensibilità, e che sono appunto il recupero del Marabutto e della chiesa di Sant'Ampelio, hanno allestito per proprio, diciamo, far fronte a quello che è l'imperioso agire del samurai, come lo chiamo io, lo sciamannato che sta dietro di noi, che si sta prendendo e chiudendo da solo. Prima si è fatto fuori il cancello, poi si è fatto fuori i muretti, ora si sta facendo fuori la recinzione, e poi però ha bisogno di autopuntellarsi attraverso le sue radici aeree. E quindi c'è questo progetto che bypasserà questo ingresso e ci permetterà praticamente di entrare senza più appunto inchinarsi davanti al nostro ficus prima di arrivare al Parco Bicne. Colgo anche l'occasione, me lo scuserete, per lanciare un appello a tutti. Ci sono le radici aeree, non sono uno scherzo della natura, è una meraviglia della natura che si tutela, quello si sporge troppo che va a cercare la luce, e allora la natura fa sì che esce fuori una radice aerea che poi tocca il terreno e diventa una radice portante, un puntello, un tubo, come posso dire così, e c'è qualcuno che si diverte a tagliarle, a intrecciarle, ad ondolarci sopra. Noi teniamo sempre il cancello aperto, nonostante sia una proprietà, diciamo, non pubblica, perché non possiamo privatizzare una cosa così bella, però veramente chiediamo l'attenzione di tutti, perché chiaramente questo tipo di comportamento va contro natura e rischia poi di danneggiare una roba di questo tipo, che sapete è uno degli alberi tutelato dalla legge dei beni culturali, insomma, così, è uno dei grandi alberi italiani. Quindi queste emozioni servono proprio per raccoglierci insieme, per raccogliere, per quello che voi potrete, un po' di fondi a sostegno di questo bellissimo progetto, che tra l'altro prevede poi una bellissima discesa in legno zen nel giardino, una illuminazione migliore dei ficus. È veramente un progetto a cui teniamo molto. E da ultimo, ma non da ultimo, ripetendo una frase un po' banale ma vera, devo ringraziare chi queste emissioni se le ha creati, quindi Marina Redolfi Tezzac, che non so, eccola lì, è sempre là, Valerio Moschetti, tutti gli artisti che hanno praticamente collaborato. La settimana scorsa abbiamo avuto questo bellissimo concerto, credo che Bicne sarebbe stato contento, della scuola genovese, dei cantautori genovesi, del nostro, davanti al nostro museo. Oggi i nostri registi ci hanno cambiato verso, la volta scorsa eravamo rivolti verso la facciata, ora siamo rivolti verso il ficus, per assistere a questo spettacolo scritto da Valerio Moschetti. Sono gli amici del Bicne, quelli che io dico sempre, tutti gli amici del Bicne sono benvenuti, gli amici del Bicne, che si prendano un po' il Bicne in mano. Abbiamo Volcan, no? Che sarà con noi sabato e che ci racconterà, farà le sue poesie, ecco, sono i miei amici del cuore, quelli che veramente fattivamente ci aiutano a tenere sempre aperta questa struttura. Non posso non ricordare Giannina Borelli e la sua
SAS della terza estate sono invece efficientissimi, che permettono le aperture poi serali del Museo Bignell a partire credo dal 15 giugno. Un grazie ancora a Diana Monaco, Cora Gulshan, Claudia Ruggero, Messala, ecco, che hanno oltretutto anche pensato a quell'aperitivo insieme agli artisti che poi a cui tutti siete invitati a anche scambiarci un bicchiere e avere un momento insieme conviviale. Grazie ancora a tutti e buon pomeriggio insieme a noi. Io invece ringrazio Daniela perché ha detto tutto, mi ha risparmiato perché io se no avrei fatto un disastro. Per cui grazie soprattutto a voi di essere qui presenti e quindi diamo il via allo spettacolo e introduco gli artisti. Iniziamo da Alice Ghilino che interpreterà e sarà la matita. Laura Castagnoli, il violino. Li presento ora, ma entreranno più tardi, due interpreti attori, Marcello Moschetti che interpreterà il violino e Monica Gualtieri che interpreterà la matita. Lo spettacolo si intitola, guarda caso, Il violino e la matita, buon divertimento. E a noi buona fortuna. Caos soltanto, scrive Esiodo, il rombo dei vulcani, lo scrosciare delle piogge e il rumore del vento, che spazzava ogni cosa alla ricerca di un equilibrio che sembrava improbabile, riempiva il silenzio che avvolgeva il globo. Questo durò milioni di anni, poi lentamente. Il ritmo dolce delle maree, i primi canti degli uccelli e il ritornello delle acque nei fiumi iniziarono il lungo cammino della storia, del mondo finché comparve l'uomo, miracolo ultimo della creazione del mondo. E quando questo lasciò il tiepido ventre della madre, allontanandosi dal suo rassicurante battito del cuore, dal dolce canto di una ninna nanna, lui, l'uomo, cercò quella melodia in ogni dove, il ritmo solenne della vita. Venne la ragione, il ricordo, il tratto e la penna con cui trasformare le emozioni in ricordi, affinché il padre potesse lasciare al proprio figlio traccia del suo pensiero. Trascorsero anni, secoli e millenni, in cui questa incredibile creatura cambiò se stessa, cercando in ogni dove l'essenza della sua anima. Fu così che un giorno di una nuova estate, in un luogo incantato e magico, sotto le fronde di un gigantesco albero, un giovane violino incontrò, grazie all'insolito destino, una matita. Una storia semplice come tutti i grandi amori, una storia che questa sera vi vogliamo raccontare, perché anche voi, con noi, possiate provare le emozioni di questo incontro. Buonasera. Non vi avevo mai notato prima. Siete nuova? Abitate qui? Buonasera, signore. No, in realtà non abito qui.
Ah, siete una forestiera, dunque. Beh, una forestiera. Io sono qui con l'artista. Sapete, lui mi porta sempre con sé. E io passo le mie giornate accanto a fogli bianchi, lasciando traccia di me. Che nobile e curioso passatempo. Beh, è un passatempo. Certo, a volte sono semplici schizzi, altre malinconiche poesie, altre ancora meravigliose musiche. Sapete, mi accompagno sempre a figli d'arte io. Sono di buona famiglia. Vi credo. Così, se vi sembra a modo, ecco, presentatevi. Certo, chiamatemi HB. Esile, morbida e di bell'aspetto, direi. Presuntuosa, carina ma presuntuosa. Capisco, però non sento armonia nei vostri movimenti. Che cosa siete? Uno strumento? Un archetto di qualche viola? Eh? Strumento? Archetto? Viola? Io? Voi piuttosto? Che strano bastoncino è quello? Nemmeno io ho mai visto qualcosa del genere. Ma lascia per caso un segno in qualche dove? No, perché io non vedo né mina, né colore alcuno. Il solito ragazzetto dal colletto bianco. Signorina! Signorina, questo è un archetto. Vibra sulle corde, crea note, musica, melodia. Voi ne avete mai sentito parlare di questo? Certo, certo che ne ho sentito parlare. Come? Dovete stare in silenzio e ascoltare. Questo è il preludio di un sentimento, il preludio di un movimento, porta all'estasi dell'anima, porta... Sì, a... che belle parole e che dolci note! Oh, le conosco bene, credetemi! No, le conoscete? Certo. Non vi credo. Voi, per carità, avete un animo nobile, sinuoso. Ma non sento musica, non sento note. Come mai non aleggiano le note nell'aria? Eh? Sentite, va. Avete sentito? Questa è musica. Un maestro l'ha pensata e io la suono. Voi, dico io, saprete fare altrettanto con me? Io questo ve lo posso donare. Voi invece... Meraviglioso, sì, ricordo bene quel giorno in cui fu composto, ricordo bene il giorno in cui le note trovarono posto sul pentagramma. Thank you.
bene quel giorno. Ricordo bene il giorno in cui lui, l'artista, mordeva nervosamente il mio gambo cercando ispirazione. Si alzava, mi appoggiava sul pentagramma vuoto per poi riprendermi e appoggiare la mia punta sulla carta. Poi di nuovo si alzava, suonava due note e ancora si sedeva. E io sentivo il suo pensiero correre lungo la mia tenera anima di grafite e aspettavo con ansia e trepidazione che le sue mani, le sue affusolate mani, mi facessero danzare su quel foglio. Poi in un attimo mi prendeva e mi stringeva con passione. Pigiava la mia punta sulla carta per attraversarla e lasciare il mio segno. Così la sua idea, la sua opera, prendevano lentamente corpo e lo facevano grazie a me. Io ero il suo strumento per lasciare agli altri traccia della sua arte. Dello stesso mondo, la musica che voi suonate con tanto ardore è quella che io ho tracciato sul pentagramma, che voi leggete e interpretate. Ogni segno che io ho lasciato su quel foglio diventa per voi comando, tono e note. Voi leggete i miei segni, voi date voce ai miei tratti. Come fate a non capire che non possiamo restare l'uno senza l'altro? Noi creiamo il miracolo della musica. E allora mostratemi come si fa. Io entrerò in voi, seguirò il vostro sentimento negli occhi. Io vivo per la musica e solo la musica mi sostiene. Io violino. Questa magica sera d'estate, sotto questo fantastico albero, danzerò con voi affinché la musa possa unirci. Tu ti nutrirai dei miei segni.
Sì. Ciò che insieme abbiamo creato, violino, resterà per sempre nel tempo, affinché chiunque parli l'idioma del cuore possa riconoscere i miei tratti e la tua musica. Sì. Anche se uniti. Sì, e io attraverserò oceani. Insieme attraverseremo oceani, suoneremo con migliaia di orchestre. Sì, sì, e io passerò di mano in mano. Sì. Poeti, scrittori, musicisti, forse architetti, magari pittori. E io suonerò per te, invece, solo per te, fino a quando tu lo vorrai, con il cuore. Sì. Ti guarderò danzare su quel foglio bianco. Sì, violino, e sarà così, perché soltanto gli spiriti liberi possono essere davvero fedeli. E sarà così affinché il mio tratto e la mia musica rendano felici chi è intorno a noi. Matita, io non so cosa sarà di me quando le corde ormai lise, il legno antico, non permetteranno più l'accordo. C'è una cosa di cui sono sicuro però, Matita, che la musica, la nostra musica, rimarrà per sempre nel tempo. Fino a che, in una sera d'estate, un'altra giovane Matita. Un giovane violino? Non si incontreranno nuovamente. Per innamorarsi ancora. Abbiamo provato poco.
Questi quattro ragazzi si sono conosciuti stamattina e quindi hanno fatto tutto in un'ora e mezza. E questo è il risultato, spero sia stato gradevole, io credo di sì. Io mi sono emozionata e andiamo a mangiare, a bere, così tutto mette a posto. Grazie, grazie davvero, grazie infinito. Grazie. Volevo ancora ringraziare Ezio Formosa e Romolo Giordano della Marea che ci hanno fornito la pizza e il vino, che ci siamo dimenticati, ma come sempre, come tutti gli amici del VIP, sono sempre presenti. E anche il comune di Orlina, che ci ha patrocinato l'iniziativa. L'umidità è quello che dà fastidio, qui un'altra cosa. Di là, e non devo scappare, mi piace. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Queste sedi sono micidiali. Thank you.